Con il caldo si ripropone il problema delle esalazioni maleodoranti nella città di Scafati e nello specifico per i residenti che vivono in prossimità del canale San Tommaso, il corso d'acqua che attraversa Scafati ed Angri. Con l'aumento delle temperature, infatti, i residenti sono costretti a barricarsi in casa. Alcuni cittadini si sono rivolti ai carabinieri per denunciare l'invivibilità della zona di Cappelle e di via Pizzone Salice. Noi cittadini di Cappelle, insieme agli abitanti di via Salice, abbiamo presentato l'ennesima denuncia ai carabinieri perché siamo veramente stanchi di vivere in questo modo e di essere trattati in questo modo. Da anni aspettiamo che questi lavori siano completati e per l'ennesima volta è tutto bloccato. Questa denuncia è stata corredata anche da ulteriori elementi, avete individuato degli scarichi, insomma spieghiamo bene quello che è accaduto nell'ultima fase. Allora, noi l'anno scorso siamo andati a parlare con i responsabili di Angri, dello sversamento di Angri e via delle Fontane, che abbiamo pure delle riprese fatte. E candidamente hanno ammesso che il comune di Angri sversa nel canale San Tommaso. Poi ultimamente è stato trovato un altro scarico abusivo proprio qui in questa zona di Bagni e dovrebbero essere altri due comuni che sversano nel canale. Avete lanciato un appello anche ai nuovi ministri, al governo centrale? Sì, sia al ministro Costa sia alla ministra della Sanità. Perché lei dice che di tenere tanto alla salute pubblica e penso che come cittadini dovremmo essere tutelati. Infatti nella denuncia fatta ai carabinieri abbiamo elencato tutte le leggi del codice civile che tutelano la salute dei cittadini. La denuncia è stata presentata da 18 persone, sia di Cappelle e sia di Via Salice, liberi cittadini, esausti, stanchi di questa situazione, però dietro a queste 18 persone ci sono tutte le loro famiglie, tante e tante altre persone a cui noi diamo voce. Lei vive qui a ridosso di questo canale che rende la vita impossibile perché soprattutto d'estate con le alte temperature diventa tutto più insopportabile. Sì, io vivo qui e purtroppo d'estate la situazione è insopportabile perché i miasmi del fiume ormai sono arrivati a livelli insostenibili, ma la situazione paradossale è che i lavori sono già stati effettuati, sembra tutto pronto ma non viene reso operativo e questo veramente provoca grande rammarico da parte nostra. Quindi insomma gli interventi sono stati garantiti, però? Sembra di sì, ma qualcosa si è fermato. Quindi si dovrebbe anche un monitoraggio costante e continuo, perché se si parla di eventuali presunti scarichi abusivi bisogna stare sempre in guardia. Beh, paradossalmente questo intubando tutto nella nuova infrastruttura che è stata creata dovrebbe essere risolto, perché poi arrivando tutto al depuratore eventuali scarichi abusivi verrebbero un po' come si dice, analizzati e sgamati, dai. Spieghiamo quali sono i disagi e anche le preoccupazioni di chi vive qui in quest'area, che tra l'altro è anche un'area agricola, perché vediamo ci sono delle coltivazioni. Ma certo, perché nei miasmi ci potrebbero essere anche delle sostanze chimiche che si diffondono in atmosfera che noi non riusciamo ad analizzare da soli, ma magari potrebbero provocare delle malattie, speriamo di no, dei tumori. Ma poi soprattutto nelle aree agricole, quando questo fiume esonda e capita molto spesso, la contaminazione è molto semplice. Cattivo odore, aria irrespirabile, ma anche d'inverno tanta preoccupazione quando c'è la pioggia. Sì, d'estate una puzza che non stiamo chiusi dentro. D'inverno però ogni tanto ci allaghiamo e qua stiamo proprio vicini e poi piantiamo le cose che ci mangiamo, è pericoloso pensa, perché non si sa che ci sta in quell'acqua sporchissima. Qui ci sono diverse abitazioni, quindi ci sono tante persone che vivono questo problema. Cinque famiglie, sei famiglie qua che siamo in questo stabile, ma poi la strada è piena, il fiume è vicino. Cosa vi aspettate adesso dopo l'ennesima Magari di finire i lavori che hanno incominciato, hanno passato con i dubbi e cose, però non hanno finito.